viene inclinato in avanti, viene inclinato all'interno. In cambio all'interno cosa c'è? Forza centripeta. Allo stacco questa forza centripeta si trasforma in forza centrifuga e va dall'altra parte. Quindi l'atleta, anche senza il ragazzino, anche senza volerlo, basta che corre in curva, non deve stare lì, no, per superare l'asticella mi devo tuffare. Perché questo è il concetto, se vedete i ragazzini, si comportano così. Cioè, per andare di là mi devo tuffare per andare di là. Basta fare queste due cosette qui, che sembrano facili. Perché vuole essere. Però. Una S costruita da terra. Una S costruita da terra. Cioè c'è la centripeta e la centripeta. Questa è arte però. Lo so finire il fatto. E basta. Vabbè, lui consideriamo la mia una torsione sull'asse. Sull'asse longitudinale. Longitudinale. Quindi praticamente nel momento in cui vai lì, fai questo lavoro, da forza centripeta passa a forza centripeta. Allo stacco. Allora, corsa in curva, esercitazione della corsa in curva. Cominciamo a correre qui, tra due pozioni. Che facciamo? Un bello slalom. Utilizziamo questa corsia e l'altra corsia e guarda, non devi fare altro che fare questo movimento qui e arrivi fino alla pedana di legno, non quella giù in fondo lunga, ma questa qui corta più, ok? Ragazzi, se non avete le corsie, i cinesini, i libri, i zaini, i quaderni, così ci mettete da solo, tutti contenti. Dai.
Vediamo. Forza. Oh, siete dei ragazzini perfetti, vi assicuro. Voi perfetti. Andiamo. Dai. Perché quello che abbiamo detto un'ora e mezza fa non vale più. Ricordate quando abbiamo iniziato? Come abbiamo iniziato? Facendo riscaldamento. Ma che rumori qua? Come abbiamo iniziato? Con la spinta di quella. Dicendo che rimbalzare dicendo che la cosa del saltatore non è quella del tapascione, di quello che fa la maratona, d'accordo? E tu come stai ancora? No, peggio. Della serie che quello che abbiamo detto prima non vale più, no? Non è vero. Non è a compartimenti strani. Quindi proviamo a correre un attimino come si deve. O perlomeno non facciamo questo. I piedi non ce li lasciamo dietro. Ok? Andiamo. Dai. Oh, vedi come è cambiata la musica? Ragazzi, non ho più questa cacciare. Motoriamente capace. Si dice così. Come dico la professoressa quando si dice? Professoressa Rosi. Non si applica questo. Ha le capacità ma non si applica questo. Giusto? È così che dite?